Alle Olimpiadi di Tokyo, tra tanti numeri uno, c'è la storia di chi è arrivato ultimo e lo sapeva fin dall'inizio. È Nonno Oberholzer, sudafricano di 46 anni, che vive per lo skateboard. Enrico Bona. Secondo Stephen King non si può essere prudenti su uno skate, per questo ci vanno i ragazzini. Chissà cosa ne pensa Dallas Oberholzer. A 46 anni ha affrontato le Olimpiadi con lo spirito di un adolescente in gita scolastica. Per la cronaca è arrivato ultimo, tecnicamente troppo superiori ai suoi giovanissimi rivali, ma Nonno Oberholzer, come è stato soprannominato, sarà ricordato lo stesso e non solo per l'età. Quando scopre lo skate negli anni Ottanta, il Sudafrica vive ancora in regime di apartheid, Nelson Mandela è in prigione e non si vedono ragazzi bianchi su una tavola a Johannesburg. Il giovane Dallas impara dai coetanei di colore, frequenta le periferie, anche quelle di Durban dove si trasferisce. È qui che oggi insegna lo skate ai ragazzi di strada per tenerli lontano da droga e criminalità. Puoi incanalare la rabbia e mettere tutta la tua energia in qualcosa di costruttivo. E questo è il bello dello skate. Lo skateboard come via all'integrazione. In Sudafrica è già una realtà, secondo Dallas Oberholzer. Ai giochi di Parigi 2024, scommette lui, a raccogliere il testimone sarà un atleta di colore con un terzo dei suoi anni.